siamo qua su Mario Kart 8! Ovviamente in compagnia di mio padre che non può mai mancare. Allora, vogliamo andare online oggi, signor Alzegno? Ok, cosa? Cosa è successo? Non l'ho capito. Ok, bene. Ci sta? Questo in realtà è già messo tutto. Ok. Ok. Bene, segui Alzegno. Che andiamo online per fare qualcosa di bello ed emozionante. Sì, vediamo che c'è. Almeno succedono molte più cose. Io comunque sono andata molto avanti, ho fatto molti punti. Come potete vedere, alla corsa ho 6.328 punti dai 1.000 che sono partita. Questa da sola. Ehi. Non perderai tantissimi punti perché io sono una mezza cartuccia. Tu hai i tuoi punti, io ho i tuoi punti. Ah, ok. Quindi, e la battaglia non l'ho fatto per niente, quindi tu hai detto, da quando hai iniziato... Io ho i miei punti, tu hai i miei punti, hai detto. No. Infatti in battaglia appunto si inizia con 1.000, infatti ho fatto soltanto 229 punti, che non sono niente. Comunque decidiamo le cose belle. Io sono ovviamente Rosalinda. Vabbè, io prendo Mario. Io amo Rosalinda, tutto il cuore. Ok. No, stai prendendo Peach Rosa, devi andare qui e cliccare ok. Perfetto. Ora ovviamente, come voi sapete, a Mario Kart 8 si possono appunto fare le proprie cose belle. Quindi io ovviamente ho sempre scelto questo che secondo me mi va benissimo. Scelgo anche Rosalinda perché ormai lassù c'è questa moto, queste ruote sono fatte appositamente per lei. Ok, io vedo le informazioni perché io sto sempre fuori pista. Quindi devo vedere cioè sono fatte praticamente appositamente per lei. Se io prendo ad esempio Peach, è completamente, cioè dovrei cambiare perché la moto non va assolutamente bene. O se prendo qualcos'altro, quindi io con Rosalinda sto veramente bene. Ora vediamo papà cosa sceglie. Vabbè, questo è indifferente. Ok, prendo questo. Ok, quindi per perfetto. Abbiamo fatto adesso, vediamo, cerchiamo una partita, andiamo in modalità spettatori, ok. Tutti i francesi sono chi è? Tre no, francesi. Tedeschi, americano, Stati Uniti, vedi? Michigan. Germania, Austria, Francia, beh. Raro proprio che incontriamo Regno proprio. Unito. Sinceramente forse nella mia vita ho incontrato massimo 5 italiani. Infatti sono tutti o americani. Massimo proprio, è raro che comunque tedeschi, mi torno. Sì. Poi chi altro ci sta? Vediamo chi è primo. Chi altro ci primo sta? È questo coso bello, ok. Francese. Esatto. Sesto è Marie. Sempre francese. Peach americano. Quinta. Peach rosa, che è Peach metallo rosa. Oh, è morto questo. Bene. Siamo super, io odio quando succede questo. Tedesco. Che si perde, c'è un King L. Ok, non so se hanno fatto. No, c'è un altro addirittura. Un altro. Canadese, mi sembra, l'ho visto. Un altro coso. Vabbè. Allora vi facciamo vedere direttamente quando hanno finito la corsa perché non si sa quanto tempo ancora ci vuole. Ok ragazzi, è finito completamente, fortunatamente. Bene. Vediamo i nostri bellissimi personaggini e ti faccio scegliere a te. Da, tra Stadio Wario, che addirittura è del DS, mamma mia che bello ricordi, Circuito di Yoshi e Cittadella Tremarella. Che scegli tu? Io Circuito Yoshi. No. No, Cittadella Tremarella. No. Stadio, vabbè. Allora devo scegliere io. No, vai, scegli tu. Non lo so, quello più facile. Non so, forse questo. Vai, DS, va. Forse è quello più bello in realtà, non è quello più facile. Secondo me scelgono tutti loro tutto quello. Oh, è uscita una cosa casuale, non ci voglio credere. Autostrada di Todd, che si chiamava Autostrada Lunare. Francia, Austria, Francia, Regno Unito, Italia, che siamo noi. Ovviamente. Italia, Toby, Austria e Stati Uniti. Ma ovviamente siamo gli unici con... Due, no? Sì, siamo gli unici italiani, ma mi sembra più che ovvio. Ok. Io comunque vi rammento
che non ci capisco niente a sto gioco. E la B per andare in retromarcia, mi sembra. No, per sbattere le macchine. Ah, no, ok, non lo so. Non lo so, non me lo ricordo più che altro perché l'ultima volta che ho giocato con un Mamma mia, no, già mi hanno preso uguale. Cercavo di deviare, ma non ci sono riuscita. Quanti ne siamo? 9. No, cioè no, volevo fare la rampa, ma non ci sono riuscita. Ok, comunque stiamo facendo... Ma no! Mamma mia, incredibile, stiamo facendo schifo. Che perché con lo schermo diviso io lo odio da morire, ma ok. Infatti, non è... Il massimo. Tanto simbolico. Oh, sono dietro di te io, eh. Ah, no, sono davanti a te, pensavo che ero... Ok, mi hanno dato il razzo anche se in realtà magari dovevamo darlo più a te che sei indietro. Sono ottavo io. Io ero settima e ora sono quarta. A meno che non mi superano perché sulle teste di rapa. Oh, questo mi sta chiudendo la strada. Facciamo così. No, mamma mia, mi doveva passare per forza in testa, oh. Ok. Comunque l'ultimo giro almeno per me. Sono scema io perché mi blocco per prendere le cose più stupide al mondo e poi non ci riesco addirittura a prenderle, quindi un genio, guarda, un genio mondiale. Un genio genioso. La stella, ma non credo mi possa servire a molto, a parte la velocità, anche perché anche quello davanti a me, alla stella, no, mannaggia. Ho sempre ottavo. Se riesco, no, ma come fanno? Ma quello aveva la stella anche prima, sto Toby. Mannaggia. Sto Toby schifoso. Alla fine sono settima. No, sono rimasto la macchina. Come è possibile? Ok, comunque abbiamo fatto veramente schifo perché con lo schermo diviso io non ci capisco niente. Che schifo. Di solito arrivo sempre seconda, terza, ma questa volta veramente con lo schermo diviso è molto difficile. È veramente molto difficile. Però vabbè. Adesso la scelgo io e scelgo ovviamente Montewario perché è bellissima. Ecco, vedi, tutti quanti l'hanno votata perché è una cosa bellissima. Anche perché comunque siamo in pochi, quindi è difficile non perdere. A meno che non si arriva... Volete che ne esce un'altra? Scusa, hai visto che poi è casuale. Appunto, siamo 9, quindi è difficile che appunto si riesce a vincere, a meno che non siamo quarti o sette, quindi 6, 5. Ok, ce l'ha fatta. Bene. Sono secondo me tre piste abbastanza belle, però ovviamente la maggior parte è quella Montewari, quindi che poi questa è la scelta, sì. Quando c'è il circuito sono di 24 americani, guarda. Uno solo del Regno Unito. Tennessee, Illinois. L'Illinois, Mississippi. Che figata però giocare con la gente che è. Si potrebbe anche attivare il microfono, sai? Ah. Ma non sento nessuno, quindi credo che nessuno attiva il microfono. Però, a parte che nessuno dice. No, ma come fa a vedere già la stella quello? No, no, non c'è spiegazione per quello, ragazzi. Non so se avete visto anche voi, ma non si può avere la stella perché quello dove eravamo noi erano i primi cubi. Come cavolo ha fatto, voglio sapere io adesso. Sì. Noi siamo al secondo giro, wow. Già. Non abbiamo fatto niente. Sono uscito. Ah, quel palo mi ha salvato. Ok, passiamo per di qua e prendiamo anche la velocità, che ho fatto rima mi sa, qua velocità, non molto però comunque con l'accento ci sta, dai. No, sì, vabbè, ciao, ciaone proprio. Ciaone pure io. Oh, me non gira. Cioè non sono riuscita a prendere nessuno con la mia bomba, incredibile. No! Che salto!
Non voglio parlare perché magari dico Willy e poi muoio di cattiveria, ok. Oddio, stavo andando a sbattere ma mi sono salvata per poco. No, io 11esimo, non ci posso credere. Dai, boom! No, adesso ne arriva uno. Oddio, facciamo così ragazzi, usiamo la banana come difesa. Se no qua non ne usciamo vivi. Oh, qua. No, non si capisce niente. Ok, io sono quasi alla fine. E io ho finito. Cioè, non proprio quasi alla fine, ma più o meno. Ci stiamo avvicinando. Ecco, vedete lì la fine? Proprio di cattiveria. Io ho la mia banana però, non puoi dirmi assolutamente niente perché ho la mia banana. No, ne ha lanciati tre insieme. Quanti ne ha lanciati? No, non è possibile. Che stronzo. Ma usa i trucchi. No, non è possibile. No, usa i trucchi, non è giusto. Cioè, questo è palesemente perché chi gioca, cioè chi lo sa, insomma. Palese, non palesemente, è palesemente. No, non è possibile. Quella è una cosa perché... Così tanti lanciarli insieme una persona è impossibile. Cioè, in effetti sì, è impossibile. Lo vedete chiaro anche voi che non è possibile. Secondo me è il primo. Perché probabilmente il primo l'ha lanciati così tanti che poi alla fine è potuto diventare primo. E come fa a avere i trucchi così, scusa? Non lo so. È online. Non lo so. Perché online, cioè, è un po' difficile. Credo che comunque lo pensate anche voi. Perché dopo una cosa del genere, adesso mi vado a rivedere il video. Tutte quelle cose insieme. Online mi sembra strano però che c'hanno una cosa del genere. Ne posso capire che tre, ne puoi lanciare massimo tre insieme, ma non così tante. Boh. Vabbè ragazzi, comunque lasciamo perdere. Dopo questo episodio. Non mi era mai capitato, mai. Una cosa che sicuramente, cioè secondo me non è giusta. Non lo so. Secondo me, perché... Per quale motivo... Cioè, comunque, credo che anche voi la pensate come me. Perché chissà, comunque, anche chi non ha mai giocato a Mario Kart sa che non è possibile una cosa del genere. Comunque, per consolarci, io direi di prenderci un bel gelato. E poi riprendiamo a fare qualche video. Esatto. Ci divertiamo un po'. Ci rilassiamo e ripartiamo con un altro bel video. Comunque, appunto, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, sta partendo il video. Commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!